Signori, ragazzi e passionati dello sport, ben ritrovati su Mollerino Sport Channel e oggi siamo qui per il post partita di Italia-Olanda 0-2, Italia fuori dal mondiale femminile. Ben ritrovati, come detto dalla voce robotica nuova acquistata ora, proprio la sono andata al supermercato e l'ho comprata, supermercato In realtà è Alexa questa. Alexa, giusto. Comunque, prima di iniziare a parlare di questa uscita dell'Italia dal mondiale, mi invito a lasciare un like, un commento, un'iscrizione, attivate la campanellina, passate dalla pagina Instagram Mollerino Sport che vi lascerò in descrizione, ve lo giuro, non lo farò, sai? Lo faremo. Comunque, 200 cross, e sono pochi quelli sbagliati dall'Italia oggi. Poi quando dai 200 occasioni, sempre 200, occasioni all'Olanda, Paesi Bassi, come li volete chiamare, è normale che due gol ce li facciano. Che dici, 100 cross su punizione defilata, due li azzecca, ragazzi. Cioè, è assurdo, sempre, ogni volta, un fallo, anche stupido. Loro se ne andavano, li sgambettavano da dietro. Ma no, poi non so perché non ha giocato la Girelli. Tu sai qualcosa perché non ha giocato la Girelli? Non ne ho idea, penso, non ne ho idea sinceramente. Non lo sa manco lui e questo è un problema. Primo tempo 0-0. Meno male, stavamo giocando. Ritmi non proprio i massimi. I massimi ritmi, però va, eravamo in gioco, va. Secondo tempo, proprio non siamo usciti in campo innanzitutto. Proprio zero e arrivano messaggi. Come in ogni mio video, eh. Non si leva, va bene. Zero, proprio non siamo usciti in campo. Praticamente, no, tipo Juve-Real, la finale di Champions League di qualche anno fa. Giusto, Carmelo? Giusto. Ecco. Poi un'azione della Juve, sì, dell'Italia, stavo dicendo della Juve, dell'Italia, non la ricordo, forse gli ultimi due minuti, ma neanche. No, io mi ricordo il gol magnato a fine primo tempo. Ah, giusto. Ah, due occasioni, vero, dell'Italia nel primo tempo, grande, giusto. Una fuori di poco, ha sfilato il palo, come diceva la telecronista, e l'altro non lo so come l'ha sbagliato, da solo, l'ha tirata sopra la traversa, come? Meno male, mi assumo le mie responsabilità, non guarderò mai più il calcio femminile, almeno che non sia la nazionale. Sì che non avevo mai guardato se ne fosse stata. Sì, però effettivamente non è. No, veramente no. Mi spiace dirlo, ma ritmi troppo lenti, un passaggio non lo fanno, un lancio lungo veramente manco a pagarle. Comunque, prendiamo due gol di testa, stupidi come ho detto prima, perché sono più alte di noi, poi marchiamo male, facciamo falli stupidi, ne regaliamo 100 occasioni, prima o poi è normale che l'Olanda ora, Paesi Bassi come li volete chiamare, giocheranno contro? O la Germania, oppure, vabbè, probabilmente la Germania perché dicono sia la seconda più, tra le più forti, oppure contro? Non mi ricordo la Germania. Va bene, invece c'è dall'altra parte USA contro Inghilterra, USA. Quindi potrebbe prevedere una finale classica USA. Cioè, ma USA, maledizione. USA! Si chiamano USA, Uniti Stati d'America. Ok. Quindi si chiamano USA, va bene? Non Stati Uniti d'America. Comunque, like, commento, iscrizione. Ragazzi, ditemi voi se quest'Italia ha deluso le aspettative o erano le aspettative del popolo italiano essere basse. Troppo alte. Basse, quindi alte, aspettative alte. Erano basse, quindi essendo arrivati ai quarti finali già ci siamo... alziamo a un livello troppo... Ah, dici, siamo partiti con le aspettative troppo basse e quindi le abbiamo alzate troppo, vabbè. Like, commento, iscrizione, campanellina, pagina Instagram Mollerino Sport perché ve la lascio in descrizione, non lo farò però la lascio, ciao.